gli operatori sanitari sono maggiormente esposti al rischio appunto di infortuni a livello della schiena, più ancora di quanto lo siano gli addetti all'industria pesante, muratori, idraulici eccetera. Di fatto Rescue Motion si occupa di fare corsi di movimentazione dei carichi e dei pazienti all'interno delle associazioni, serve per prevenire infortuni, abbassa la possibilità di incorrere in danni al rachide. La struttura protetta per l'infanzia è una struttura che è adibita ai bambini dall'età dai 6 mesi fino ai 12 anni ed è un guscio protetto, è un'area dove i bambini possono svolgere attività di tipo ludico, ricreativo, ma anche attività di tipo formativo, quindi scolastico e di educazione. Quindi non solo un guscio dove ci sono tanti giochi, tante attività, ma anche del personale che è capace, in grado, professionalmente preparato e che continua a fare dei corsi di perfezionamento, di professionalizzazione, proprio per dare un valore in più su quello che sono le attività che vengono svolte all'interno della struttura. Il nostro progetto l'abbiamo chiamato Orso Soccorso e lui è la nostra mascotte. Questo progetto è stato pensato dai volontari che credono che anche i bambini, seppur molto piccoli, possono fare la differenza in una situazione di emergenza. E noi abbiamo fatto un gioco per fargli capire quali erano le domande del 112, poi effettivamente uno dei nostri allievi ha dovuto chiamare il 112 e mi ha detto: però Jessica non mi ha fatto l'ordine in cui mi avevi detto te. E quindi è stato molto carina la sua affermazione, perché comunque lui è stato attento, quello del 112 ha invertito due domande e lui si è accorto.